Buonasera a tutti, benvenuti. Siamo finalmente live di nuovo. C'è stata l'estate di mezzo. Abbiamo avuto un'estate particolare per via del Covid, però alla fine spero che tutti quanti abbiate passato una bella estate. Ora dovrebbero iniziare a connettersi i primi. Buonasera a tutti. Allora, questa sera abbiamo un grande ospite. Abbiamo, come avete visto dalle locandine, che ogni volta arrivano con estrema puntualità e precisione da parte della mia amica e collaboratrice Claudia Rossi. Abbiamo Mauro Nerviani. Mauro è nato il 13 novembre del 1946. Ed è un imprenditore metalmeccanico. Parliamo dell'allevamento di Val Ravanaga e ci troviamo questa volta in Piemonte, precisamente nella provincia di Novara. Buonasera a tutti, vedo che state affluendo finalmente. Spero siate felici che abbiamo ripreso. Ho avuto molte richieste durante l'estate, mi avete tartassato come è partito settembre, stavate aspettando. Ed eccoci qui, ritrovati. Alle 21, come stavo dicendo, arriverà il signor Mauro Nerviani, che è un grande allevatore bracofilo, tanti anni di esperienza nel mondo del bracco, e ce ne parlerà questa sera. Allora, iniziamo con i saluti. C'è Diego Marani, buonasera, buonasera Enrico, buonasera Sergio. Buonasera Maria Liliana, buonasera Renato e buonasera Gino. Affluite tutti quanti che alle 21 si inizia. Dicevo, spero abbiate passato tutti quanti una buona estate e ora riprendiamo. Abbiamo una settimana bella impegnativa con due interviste. Poi settimana prossima devo ancora, sto lavorando per trovare gli ospiti. Però ho un ospite importante per la settimana successiva, quindi diciamo che piano piano stiamo riempiendo tutti gli appuntamenti per darvi quanto più possibile delle esperienze con i nostri ospiti. Ok. Buonasera Fabrizio. Buonasera, Siupar dall'Inghilterra. È un piacere. Io ricordo che per gli stranieri, per chi ci segue dall'estero, nel momento in cui pubblico in differita il video, potete andarlo a visionare tramite i sottotitoli di YouTube. Quindi, se non l'avete già fatto, iscrivetevi a YouTube, al canale di TV, in modo tale da poter avere la traduzione del dialogo. Ancora 10 minuti. Io in serata, come finiamo, pubblicherò subito il video su YouTube, come al solito. Non so dirvi a che ora, perché appena finisco poi recupero un attimo il tutto, lo trasformo e lo pubblicherò come ho fatto fino ad ora. Niente, io volevo parlarvi di quest'estate. Quest'estate ci sono stati parecchi eventi. C'è stato il raduno al Mezzano, che è stata una bella esperienza per me. La prima volta mi trovavo lì. Molto difficili i terreni di prova, a mio parere, perché non ci ero mai stato. La mia cagnolina non era abituata e quindi è stata sicuramente un'esperienza, anche se non abbiamo concluso con il risultato. Però poi c'è stato il raduno e ora è tempo di esposizioni. Finalmente si sono riaperti anche i raduni e stiamo ricominciando a frequentare. Io sono già stato a Isernia, so che ci sarà un raduno in Campania. Probabilmente. Buonasera Roberta. Abbiamo ricominciato finalmente, so che aspettavate in tanti.
però era nostro dovere proseguire, anche perché ci sono tanti ospiti che bisogna assolutamente intervistare e spero che tutti quanti accettino, come hanno fatto tutti coloro che abbiamo chiamato fino ad ora. Abbiamo avuto grande piacere a conoscervi, ad ascoltare le loro esperienze, le loro storie. Molti mi hanno fatto delle critiche per quanto riguarda le interviste, perché sembrano delle biografie che interessano magari poco. Penso che l'esperienza di chiunque può essere utile a qualcun altro. La storia insegna a non commettere degli errori, quindi magari gli errori di qualcuno possono non essere commessi da noi. E ritengo molto importante che si parli di questo. Poi sicuramente avremo tempo di parlare di più sul lato tecnico una volta finiti e presentati tutte quante le personalità del panorama Bracco-Kid, insomma. Ah, dice Roberta Pelagatti, l'11 ottobre raduno e prova speciale a Volta Mantovana, vi aspettiamo. Sì, me ne aveva parlato il presidente Manganelli, c'è il trofeo Amaldi, se non sbaglio, da quelle parti. Deve essere questo evento qui. Buonasera Alessandro. Ah, Sicilia, 25 ottobre c'è l'internazionale. Sì, c'è la doppia di Messina e Reggio Calabria. Sì. Ora vediamo un po', perché tra studio e lavoro e tutto, spostarsi. Dobbiamo organizzarlo per bene. Allora, io sono a 52, ci sono altre 5 minuti. Ho iniziato un po' prima oggi, qualora ci fossero delle... Sì, il trofeo Amaldi. Qualora sì ci fossero delle richieste, delle cose, per il fatto che comunque abbiamo ricominciato dopo le vacanze, dopo l'estate. Comunque, dicevo, in settimana, giovedì, abbiamo anche il dottor Santolaro che ha gentilmente accettato e sicuramente con lui potremo parlare anche dal punto di vista veterinario, anche vedremo un po' cosa avrà da dirci, oltre che la grande storia che il dottor Santolaro ha, perché è un allevatore storico, forse uno dei più antichi allevamenti che sono ancora in piedi, insomma. Ok. Allora, il signor Mauro è arrivato. Io a breve faccio partire un altro paio di minuti e partiamo. Così ci siete tutti. Ah, un altro appello volevo fare, dato che alcuni mi hanno detto che hanno del materiale da mandarmi, materiale di vecchia data, parlo di video, parlo di foto, parlo di documenti. Qualora qualcuno volesse farci arrivare questo materiale, io sono ben disposto ad accettarlo e poi ripubblicarlo in un secondo momento, nei momenti morti della settimana in cui non facciamo interviste, in modo tale da divulgarlo, insomma, a tutti quanti, soprattutto ai più giovani che magari non conoscono le persone più esperte e quindi non possono avere accesso a tanti documenti, tanti libri, bibliografie, eccetera, eccetera. I video, ma soprattutto i video. Parlavo con un grande allevatore l'altro giorno, mi diceva che ha dei video di Tabardi, Cascina, Merigo. Io ho visto un video ultimamente di Titano del Trovese. Sono comunque importanti per noi che non abbiamo avuto la fortuna di vedere quei cani, rivederli, perché poi sono i cani che troviamo nei nostri pedigree e nelle nostre genealogie. Allora, io direi di iniziare. Sì. Il signor Mauro è pronto. Signor Mauro, buonasera. Buonasera Marco, buonasera. L'allevamento di Varraganaga è presente questa sera. Sì. Allora, io volevo iniziare con lei chiedendole innanzitutto com'è nata la sua passione, quindi
ci racconti un po' di lei, come è partito e come è adesso, insomma. Va bene, prima di tutto grazie dell'invito che mi ha fatto veramente piacere. Voglio salutare tutti quelli che mi seguono su Facebook, sono tanti, li ringrazio. I want to also to thanks also the foreign people that follow me sometime in the Facebook. Allora, non mi sono preparato. Tutte le cose che dirò verranno fuori spontaneamente dal mio cuore, sono fatto così di carattere, per cui è giusto. Forse sono le cose più sincere che si possono dire, a mio parere. Allora, tutti sanno che io amo il bracco italiano, ma veramente è una cosa che ho nel cuore ormai da 20 anni, da 20 anni. Li seguo, li guardo, li giudico, li correggo, li curo, eccetera. Faccio un esempio molto semplice. È molto difficile andare in un canile, anche da un allevatore di bracchi italiani. Non voglio essere un contestatore, attenzione, ma devo dire come la penso. E poter vedere dei cani anziani. Io ne ho qualcuno in canile, anche cani di 14 anni, 15 anni. Se sono arrivate a questa età è perché dedico loro tutto il mio tempo possibile che riesco a trovare nell'arco della giornata o della settimana, perché ultimamente riesco ad andare in canile solamente scusate, il sabato o la domenica più o meno. C'ho per fortuna una cara persona che mi segue ormai anche lui da 20 anni, che è un certo signor Falappe, un addestratore di cani, lui addestra Kurzer e Breton, e l'ho conosciuto anni fa, mi dà una mano in canile, una grossa mano, praticamente l'allevamento, una volta nati i cuccioli, vengono seguiti tutti da lui. Quindi nel mio canile si possono trovare anche dei cani adulti e anche qualche cane ammalato, perché il bracco italiano è soggetto a diverse patologie e malattie. Allora, come ho cominciato col bracco italiano? È una storia abbastanza particolare, abbastanza semplice, forse anche da dire. Tantissimi anni fa io avevo una riserva di caccia di proprietà, con cui cacciavo fagiani, starne, eccetera, tutta roba di lancio, eccetera. Eravamo tre amici che gestivano questo discorso e mi vergogno a dirlo. Lanciavamo circa 6.000 fagiani all'anno e ne prendevamo 3.000. Questo non era un andare a caccia, questo era un andare a sparare, a recuperare selvaggine e basta. Che poi era anche difficile da gestire, da dare a qualcuno, da regalare a qualcuno. Ah, vuoi la lepre? Sì, ah, però me la deve dare pulita. Vuoi il fagiano? Sì, però se è spennato, se no lascia stare. Vabbè, cacciavo allora con dei drattar, cani da recupero eccezionali, devo dire, che mi hanno dato grosse soddisfazioni. C'era la Nomia, che era un cane aggressivo, che era un cane mordace, eccetera. Quello che ho avuto io, ne ho avuti due, non era proprio così. Quindi sto iniziando a parlare da cani che non sono brachi italiani. Sì. Anch'io Allora, avevo come... sentito questa cosa sul Dratar, che poi alla fine anch'io quelli che ho conosciuto non avevano questi tipi di problemi, però magari cani che lavoravano, cani stanchi, non andavano incontro a queste problematiche probabilmente. Sì, parliamo di 30 anni fa comunque, attenzione a questo discorso. Diciamo che io ho iniziato a cacciare che avevo 16 anni. Sono figlio di una famiglia di cacciatori. Papà era un grande cacciatore, fratello altrettanto. Quando avevo 14-15 anni mi recavo sui posti di caccia con la bicicletta per portargli la famosa caldarina con dentro da mangiare, eccetera, perché non ci fermavo in campagna a mangiare a mezzogiorno durante l'intervallo della cacciata. E poi tornavo a casa magari con
le varie lepri messe sul manubrio della bicicletta, eccetera. Quindi ho iniziato una malattia che mi è stata trasmessa dai miei genitori. Allora si cacciava con dei cani molto diversi da questi. Mi ricordo di un pointer che si chiamava Tom. Non aveva il muso che guarda in su, come sono adesso, un muso molto diritto, eccetera. Ma era talmente alto che da bambino io ci stavo dentro nella cuccia in piedi, insieme a lui, per cui tutta una razza particolare. Poi papà aveva anche dei black pointer, devo dire, black pointer. Cani, a mio parere, eccezionali. Si era partiti all'inizio, dopo la guerra, per vedere di fare questa razza particolare, ma poi è andato tutto a fumo, come si suol dire, no? È un peccato perché era veramente un cane venatico, un cane da caccia di quelli giusti. Quindi ho iniziato la carriera di cacciatore a 16 anni, oggi ne ho 73, vado ancora a caccia per quello che mi è possibile, eccetera, visto che purtroppo faccio l'imprenditore, come tu hai detto, Marco, benissimo, dal meccanico in questo momento molto molto difficile e particolare, però cerco di divertirmi lo stesso. Oggi il mio divertimento è vedere il bracco quando si muove sul terreno e lì mi porta via il cuore, mi fa salire l'adrenalina. Come ho iniziato? Allora, come ti dicevo, io avevo questi tratter, diventavano vecchi, 10-11 anni, dovevo cambiare il cane. Un carissimo amico mi dice: ma senti un po', perché non prendi lo spinone? Aveva gli spinoni. Io ho detto: ma è un cane che io conosco poco, io ho bisogno di cani che recuperano per la riserva. Ma guarda che sono dei bravissimi cani. Andiamo da Luigino Bottani Villa Carla, che lui li alleva, te li faccio vedere. E infatti mi reco con lui, mi ricordo un sabato pomeriggio, giù a vicino a Pavia. Luigino Bottani è molto gentile, molto disponibile, ci accoglie, entro nel canile e vedo un cane che non avevo mai visto. Dico la verità, 20 anni fa, 22 anni fa, non mi ricordo di preciso, eccetera, quando ho iniziato con i bracchi, io il bracco italiano non l'avevo mai visto. Mi sembrava un Basset Hound, che era un cane che mi piaceva molto, però con le gambe lunghe, più o meno. Ho detto: mai visto questo cane, ma come va a caccia? E Luigino mi dice: questo è un cane per la gente che capisce la caccia. E ho detto: vabbè, senta, me lo faccia vedere. E siamo andati sul Po. Ha preso due cani, Castiglione e Salia. Li ha mossi sul terreno, ho visto come andavano, fa: ma vanno col trotto sempre questi cani? Eh sì, perché ce l'hanno nel loro DNA. Molto bene, mi piacciono un casino. Senta, io vorrei un maschio, c'è la maschio e femmina, e lui mi dice: va bene, glielo do. Prendo questo maschio e me lo porto a casa. Ma il cuore del cinofilo pompa per forza di cose. Mi sembrava un cane triste, un cane da solo, eccetera. Allora chiamo Luigino Bottani al telefono e dico: senta un po', lei ce l'ha ancora la femmina? Sì, che era la sorella. Me la darebbe? Fa: sì, però è una bella cagna, vorrei un diritto di monta. Diritto di monta, cosa vuol dire? Pensa un po' alla mia ignoranza allora. E se c'è la cucciolata, io devo scegliere per primo il cagnolino, la cagnolina che mi piace, eccetera. Se tu sei d'accordo, te la do con questo, diciamo, impegno. Dato, va bene, non c'è problema. E il giorno dopo vado a prendermi la sorellina e lo porto a casa. Ho iniziato la mia stagione di caccia con loro due. Ormai con dei cuccioloni attorno ai 13-14 mesi, no? E da lì è scoppiato l'amore per il bracco. Ma che belli che sono, poi a un certo punto ti viene l'idea: ma sono talmente belli che mi piacerebbe fare una cucciolata.
E allora prendo la femmina, chiamo il dottor Evangelisti, il giudice, che aveva bracchi, aveva plutone dei bricchi, e dico: senta, lei sarebbe disponibile, e fammi fare una cucciolata con plutone. Ma sì, sì, cosa vuole? Un diritto di monta. Va bene, non c'è problema. E infatti ho fatto coprire Salia, e l'ho fatta coprire nel cortile della sede della Savi a Senna Lodigiana, mi ricordo benissimo. E dopo i soliti due mesi rotti è nata questa cucciolata. E da lì ho iniziato la mia avventura col braco italiano. Naturalmente l'appetito viene mangiando, che belli, sono stati venduti tutti, li ho venduti senza problemi, in modo più assoluto. Ho voluto provare a fare delle altre cucciolate. E diciamo che ci sono riuscito. Ho avuto delle belle esperienze. Nella mia vita cinofila ho fatto circa 180 cuccioli in totale, non sono molti. 180 cuccioli che sono stati tutti ceduti o quasi, mi sono tenuto molte femmine, perché un allevatore, come si deve tenere delle femmine, che devono essere belle e brave, tutte e due le cose, quanto poi lo si saprà dopo, con l'avanzare dell'età dell'animale. E diciamo che tutti i cuccioli che ho veduto, ti giuro Marco, non ho mai avuto una telefonata che mi dicesse: signor Leviani, guardi, le porto indietro il cane perché non va, non funziona, no, non va a caccia. Questa è una grossa soddisfazione, se mi permetti, perché, ripeto, anche sull'ultima cucciolata che io ho avuto l'anno scorso, a mese di maggio, dove mi è nata la squadra di calcio, no? 10 femmine e un maschio. Il maschio faceva il portiere, era una squadra quasi tutta femminile. Ne ho avanzata una, che me la tengo, perché è molto bella. Anzi, ieri ho fatto delle pubblicazioni, sono uscito con i cani in campagna per allenarli per l'inizio della caccia. E c'è quest'ultima femmina che si chiama Suami, che ha una grossa classe. E tutta la cucciolata è andata benissimo. Sono finite molte all'estero, molte in Italia. Molti, quasi tutti a cacciatori, perché questa è un'altra soddisfazione che riesco a prendermi. Una cosa che posso fare, essendo io un allevatore amatoriale, e non ho la presunzione di essere un grossissimo esperto, però l'occhio giusto mi pare di averlo sempre avuto, l'ho dimostrato con la mia storia. Niente, adesso però gli anni passano, ormai ho 73 anni, vado per 74, ho avuto anche qualche problema di cuore l'anno scorso, e non so, probabilmente farò un'ultima cucciolata questa primavera, e sarò molto, molto inflessibile nelle scelte, di sicuro, perché vorrei che questo fosse un po' come allevatore il mio canto del cigno. Questo è un po' la storia in breve. Io penso, signor Mauro, che l'occhio per un allevatore è fondamentale, un po' per selezionare i soggetti che poi vanno tenuti, quindi vanno utilizzati per la rimonta di un allevamento, ma anche per localizzare subito i futuri proprietari, perché un allevatore, per non incorrere appunto nel problema che poi dicono il cane non va bene, glielo ridò indietro, eccetera, bisogna, secondo me, dico sempre, dare la scarpa giusta per il giusto piede, quindi capire il proprietario che sta venendo in allevamento cosa vuole, e quindi dargli il cane giusto, per in modo tale che poi, come è successo a lei, non nessuno reclama, nessuno vuole riportare più indietro i cuccioli. Quindi rimangono delle belle esperienze i cuccioli venduti. Io volevo chiederle una cosa. Ho letto innanzitutto complimenti per il sito d'allevamento, che consiglio di andare a visionare, perché è scritto benissimo lo standard del bracco italiano all'interno del sito. E nel suo allevamento si parla di una persona a lei molto cara, il
dottor Lucio Marzano, ho letto. È stato un suo amico ed è stato fondamentale forse nello spingere la sua passione fino a farla diventare allevatore. Vogliamo spendere due parole per lui? Ma con molto piacere devo dire che il caro amico Lucio, che io conobbi da Bottani, pochi giorni dopo che presi i due primi bracchi, è stato il mio mentore per tutta la vita. Un tipo molto preparato sulla cinofilia venatoria, con qualche idea sua personale, parliamoci chiaro, come tutti noi, siamo uno diverso dall'altro. Qualche volta ero in competizione con lui su certe scelte che dovevamo fare, eccetera, però ci siamo sempre consultati, diciamo, per poter arrivare a fare delle cose corrette e giuste per la razza. Allora, quello che vorrei dire è questo. In tutto il periodo che io diciamo, fatto la mia vita cinofila col dottor Marzano, non ho mai avuto uno scontro, diciamo, forte o diciamo, una divergenza di pensiero, cattiva, ma solamente un rapporto di discutiamo della razza, discutiamo delle doti, vediamo quali sono le cose migliori che dobbiamo tirare fuori dai cani, eccetera. E questo è sempre stato positivo per me. Come lo è stato per lui, non è detto che anche lui abbia imparato qualcosa da me, perché era un uomo che predicava bene e ragionava male qualche volta. Per esempio, quando si preparano i cucciolini con le quaglie, con le quagliette, le gabbiarole, naturalmente, mi diceva sempre: dobbiamo mettere giù un paio di volte, non di più, perché poi non va bene, dopo mettono il naso per terra, eccetera. Poi uscivi la volta dopo, eccetera. Ci sono le quaglie, diceva quello della riserva, eccetera, ancora, eccetera. Quindi le utilizzavo parecchio, le utilizzava parecchio. Però diciamo che con Lucio ho vissuto dei momenti di caccia molto, ma molto belli, perché era, diciamo, avevo una quota in una riserva, che è la riserva di Canossa, dove ci sono animali autoctoni nati fuori, ci sono le rosse nate fuori, attenzione, e dove ogni anno veniva fatta una gara molto importante per i bracchi e per gli spinoni assieme, si chiamava Trofeo Minosse. Ho partecipato parecchie volte con i miei cani, parecchie volte. E devo dire che lì con la selvaggina naturale il cane viene fuori, c'è niente da fare. Quello che dico sempre ai cacciatori che vengono a prendere il cane da me in allevamento, mi dico: ma come si fa ad estrarre un cane per andare a caccia? Ho detto: non è proprio così difficile. C'è una sola strada per addestrare un buon cane da caccia. Va portato a caccia. Punto finito. Il braco italiano è un cane del gruppo 7. I cani del gruppo 7 hanno la ferma nel DNA, ce l'hanno già da loro, eccetera. Devi farglielo utilizzare. Certo che se ne dai la materia prima è chiaro che il cane non viene fuori come dovrebbe venire fuori. Questo è il segreto di Pulcinella proprio. Bene, Lucio lo ricordo con tanto piacere, con tanta tristezza, con tanta malinconia. Ho fatto parecchi trofei, ho fatto un paio di trofei per lui, di gare sempre su a Canossa dove lui gareggiava e andava a caccia, un terreno abbastanza difficile, impegnativo per un cacciatore, poi per uno di una certa età ancora di più, però diciamo che non è che si usciva a caccia, si portavano a casa 10, 12, 15 fagiani o 12, 15 starne, no, assolutamente. Quando ti andava bene, portavi a casa 3-4 capi. Saltavano in voli di starne, si sparava a una sola, eccetera. Quindi rispetto anche per l'animale da caccia. Niente, purtroppo non c'è più. Sono rimasto solo, mi manca il mio compagno di caccia, però
diciamo, ho tanti ricordi di lui, molto belli. Sicuramente ci fa piacere che è stata una persona comunque che ha influenzato la storia del bracco e della certo. società specializzata. Senta, signor Nerviano, io volevo chiederle che risultati avete ottenuto durante la vostra carriera dell'allevamento di Barra Vanaga e se avete frequentato le esposizioni o le prove di lavoro. Allora, innanzitutto dovrei chiarire perché questo nome strano è un po' buffo, Ravanaga. Perché? Qualcuno mi prende anche in giro per questo sinonimo, no? È come ravanare, ravanare quelle cose lì, no? Eccetera. Allora, il canile che io ho è posizionato, diciamo, nell'ambito della mia azienda dove lavoro, della mia proprietà. E anticamente c'era un fosso che raccoglieva tutte le acque piovane del circondario, il quale confluivano poi nel fiume Ticino. Questo fosso si chiamava Ravanaga. Il canile, questo fosso, è stato riempito un po' di anni fa, eccetera, perché serviva spazio per poter lavorare. Ne ho avanzato un pezzetto e proprio su questo fosso ho costruito il canile. Quindi ecco perché ha questo nome un po' particolare, eccetera. No, sa, a volte i nomi particolari si ricordano più dei nomi normali, questo è abbastanza facile. Dunque, volevi sapere, scusami, perché stavo... i risultati che ha ottenuto nella sua carriera, se ha apprezzato più le prove o le esposizioni? Allora, senti, è un discorso... diciamo un po' particolare. Allora, i cani che io avevo erano, non dico in compartecipazione, ognuno aveva i suoi nominativi, sia miei che di Lucio. Ma le prove, le gare, le espo le facevamo assieme. Quindi ti faccio un esempio molto semplice. Ho avuto due cani molto importanti, abbiamo avuto due cani molto importanti, uno si chiamava Delchi, e l'altro si chiamava Alboino, uno dei primi cani che ho avuto. La Delchi è quello che mi è rimasto nel cuore più di tutti, perché aveva una potenza di trotto incredibile. Lui trottava in salita, tanto per dirti, una cosa veramente particolare. C'ho filmati che lo dimostrano. Ho tanti film sui miei cani fatti, e sui cani degli altri. E l'Alboino, due fratelli proprio di sua madre. Quando facevamo le gare, allora all'inizio la Delchi, aveva preso la Delchi, il Boino non era sicuro, Lucio, se lo tenevo o meno, e mi disse come faccio a sapere se lo tieni tu o lo tengo io? Gli ho detto, facciamo una cosa, la prima volta che il cane va in ferma, eccetera, in gara, si tira la testa sulla destra, è mio. Se tira la testa sulla sinistra, è tuo. Ha vinto lui. E quindi Boino è diventato di Lucio Marzano. Due cani molto, 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 diciamo, simili sotto certi aspetti. Però, mentre la Delchi era una potenza pura, eccetera, quando tu lo mollavi partiva al trotto subito. È stato bragato, naturalmente, come tutti i cani. I cani da gara vengono bragati tutti, inutile che dicano puttanate o cose non corrette. È così. Devo bragare il cane quando il cane è possibile bragarlo per migliorarlo, eccetera. Poi parleremo di questo argomento. Mentre Alboino era un po' come il diesel. Si doveva scaldare. Quando poi era caldo, allora andava bene, no? Ma era questione di 5 minuti, eccetera. Prima galoppava e morta. La Delchi invece partiva già al trotto, eccetera. Era più un cane puro da gara. Cani campioni ne ho avuti parecchi. Ho avuto la Malvasia, ho avuto la Delchi, la Poino, poi la Erste, cane particolare, molto particolare. L'Erte era di Lucio, era un cane che sapeva capire quando lui doveva andare a caccia e quando invece
doveva andare a fare una prova di lavoro. Si comportava in un modo completamente diverso. Ma lo capiva da solo, non c'era bisogno di fargli capire che era in concorrenza con gli altri, lo capiva da solo. Quello che però odiava era l'Expo. Tu lo portavi in Expo, puntavi i piedi, non voleva entrare. È un cane un po' particolare. Poi ho avuto Salia, campionessa di bellezza, ma sai, di cartellini di certificazioni in Eurocasa 150, 200, non è un problema. E naturalmente ho fatto anche l'Expo, sicuramente. Poi mi sono stancato, perché praticamente il discorso dell'Expo è un discorso un po' particolare, poi se avanzeremo tempo farò una mia riflessione e una mia, non dico proposta, ma il mio modo di pensare per l'Expo, sui regolamenti. Mi è capitato parecchie volte di essere diciamo in competizione con un allevatore mio concorrente e magari avevo un cane di valore, di capacità, mentre io correvo sul ring venivano messe giù le crocchette per terra in modo da fare abbassare la testa al cane. Questo succedeva, no? E quello che mi sono stancato a questo punto, perché devo capire che cioè non riesco ad accettare una cosa diversa, che quando si va a fare una gara, una competizione, deve vincere il cane. Per un bravo cinofilo, eccetera, come io mi reputo, non è una presunzione, deve vincere il cane, ma è il guinzaglio. Questo per il bene della razza. Io la penso così, la penso così. Poi ho avuto come campioni, vediamo un po', se non mi vengono più i nomi, ho avuto 7-8 più o meno di campioni, eccetera. È un numero non eccessivo, ma se tu lo rapporti limitatamente al numero di cani che io ho prodotto, è una buona percentuale sul totale, no? Come il coronavirus, no? Che dicono, vabbè, abbiamo tanti casi, ma rapportati a 60 milioni di persone che sono, la percentuale è molto bassa. È chiaro che un allevamento che produce molti cani ha più possibilità di avere, diciamo, il trainer giusto. È pacifico questo, può scegliere, può addirittura vedere le piccole sfumature che possono far diventare il cane campione. Ok. Allora, 180. Niente, a questo punto parlerei del suo allevamento. Ha già detto più o meno come è strutturato, che si trova vicino all'azienda. Volevo chiedere i vostri criteri selettivi, la gestione della cucciolata, la scelta del riproduttore, la cura dei soggetti. Allora, io vorrei sapere nella biografia che avete indicato il capostipite, che è stato pomellato di Villa Carla. Esatto, che era figlio di Giacarebbe, dell'Angelo del Fumano, che mi pare nel 2002, mi pare, aveva vinto l'assoluto all'Expo di Milano. Quindi Giacarebbe era un cane da gara, un cane bello, aveva un trotto splendido, eccetera. Io non l'ho visto perché allora non conoscevo ancora i bracchi, però per sentito dire, no? Eccetera. E pomellato era il cane di Lucio, il cane da caccia di Lucio. E faceva anche le gare, ha fatto anche dei risultati, eccetera. Non è diventato campione perché purtroppo è morto a 6 anni per un problema alla mezza, eccetera. E ho iniziato con i figli di Pomellato, quindi la mia linea di sangue deriva dal Villa Carla, fuori discussione, perché Salia e Cartiglione, i miei primi due cani, erano figli di Pomellato. Pomellato per Brema dei Ronchi. Quando vede un cane, ad esempio, deve andare a prendere una monta da fuori, perché sceglie un cane piuttosto che un altro? Cosa ricerca nel riproduttore per la sua linea di sangue? Allora, fare l'allevatore come lo faccio io cerco di fare dei cani da caccia.
per fare, e poi dai cani da caccia che vengono fuori, che potrebbero uscire dalle cucciolate, c'è quello che ha la marcia in più, che può diventare un cane da prova. Però l'istinto o il ragionamento principale è quello di tirare fuori dei buoni cani da caccia. Come si fa? Deve avere a disposizione sicuramente delle femmine con delle caratteristiche valide per la caccia. Quindi io prendo le mie femmine, vedo qual è quella giusta, eccetera, e poi mi guardo in giro e provo a vedere i maschi che ci sono disponibili. Ma per fare la monta, io voglio vedere il maschio sul terreno, voglio vedere come va. Perché dai piccoli atteggiamenti che ha, anche se magari non incontra i selvatici, riesce a capire se quel cane lì è valido o può dare delle cose corrette in una cucciolata. Io lavoro in questo modo. C'è chi sostiene la tesi che bisogna andare a prendere il maschio, per esempio, nelle linee di sangue che sono diventati campioni di lavoro. Sì, non è poi così sbagliato, attenzione, perché il cane da lavoro è un cane che ha delle marce in più rispetto agli altri, però non sempre è così. Nell'ambito delle gare, uno dei motivi per cui ho anche smesso di farle, eccetera, è perché ho visto dei cani da gara che andavano in ferma sotto delle starne a comando col fischietto, non perché è un organo naturale. Quindi bisogna stare molto attenti, avere l'occhio cinico e capire bene e conoscere la razza per dire va bene questo cane da gara oppure no, è meglio prendere il cane di questo cacciatore perché l'ho visto andare, so come funziona, so come va sul terreno, eccetera, come lo copre, eccetera. Io ho sempre fatto delle scelte così, da tutti e due i lati, ma la gran parte dei cani che ho scelto erano cani da caccia. Queste sono le mie scelte. Interessante. Quando il cane è in movimento si possono scorgere tante cose, ma per quanto riguarda la morfologia invece cosa va a ricercare? È più importante per lei una struttura corretta oppure vira la selezione sulla testa? Come ci si comporta? Beh, è chiaro che il riproduttore deve avere morfologicamente dei valori buoni, buoni. Quel famoso proverbio che dice che più bel cane da, eccetera, ha almeno 7 difetti. È vero, è vero. Quindi bisogna vedere un attimino come il portamento del cane, come la testa, come sono le attaccature delle orecchie, come sono le angurature, come il torace, eccetera. Quindi scegliere il riproduttore è abbastanza complesso, perché il dovere di un bravo allevatore è quello di fare dei cani bravi, ma anche belli. E io sono queste le cose che guardo per primo. No? Prima di tutto, essendo lavorando per fare dei cani da caccia, io lavoro prima di tutto sulla visione di come va sul terreno. Naturalmente poi devo vedere anche come è fatto fisicamente, perché è chiaro che devi fare dei cani bravi, ma anche belli, questo è pacifico. E solo sul terreno li vedi, e morfologicamente basta guardarlo. Mi diceva un giudice una volta durante una gara molto bravo, durante una gara di bellezza, gli ho fatto una domanda. 16 cani in batteria da giudicare per la bellezza. E dico, ma senta un po', ma come fa lei a dire questo qui è più bello dell'altro con 16 cani, che magari ce ne sono dentro 7-8 che hanno della morfologia molto vicina allo standard, perché mai nessuno è vicino allo standard. Mi fa, guarda, è il colpo d'occhio. Deve guardare come si muove, che atteggiamento ha, eccetera, e lo capisci subito. E normalmente è così. Lo stesso per l'allevatore quando va a scegliere il maschio, eccetera. È il colpo d'occhio. Quindi sono un po' delle doti che abbiamo, noi allevatori, delle noti, come si può dire, naturali nel capire
come fare gli accoppiamenti e chi scegliere. Io per esempio, Marco, io faccio normalmente cani bianco-arancio. Raramente, ho fatto una sola cocciolata con dei roani, una sola. Perché? Ma è molto semplice, me lo diceva l'amico Lucio. E perché nel bosco, quando vai a caccia nel bosco, il bianco-arancio lo vedi, il roano qualche volta no, capisci? Il cacciatore se non vede il cane, eccetera, come fa a vincerlo? Questo è il problema. Sì, io anche amo i roano marroni, però ho sempre avuto il bianco-arancio, quindi vediamo se il futuro ci prospetta. Il roano marrone è un bel cane, eh? Attenzione, roano marrone. Se non ha le focature, il rischio di avere delle focature, va bene, argomento diciamo per lui. Attira molto e forse attira anche di più, e quelli che si stanno avvicinando al bracco lo richiedono di più, sto notando rispetto Sì. a questo. Forse perché stanno venendo meno anche i cacciatori e quindi quello che dice lei non lo ricercano più. A proposito di Certo. questo, io volevo ricordare una cosa, noi ci siamo conosciuti. Se lei ricorda alla Mondiale di Arezzo, al 70° anniversario della Sapi, lei Sì, mi certo. chiamò, non ci conoscevamo, e mi disse: se il giudice giudicherà correttamente, tu vinci la classe campioni oggi, perché le piacque il mio cane. A proposito del movimento, come si muoveva, io questa cosa non la dimenticherò mai. Ma dopo, poi ci siamo visti alla PQN che fecero quel giorno. Quel giorno c'erano tanti ragazzi, di cui ragazzi e ragazze, che si stavano immettendo nel mondo dell'allevamento. C'erano ragazzi che avevano anche una o due cucciolate sulle spalle. Volevo chiederle qual è il consiglio che lei dà. Io ho 27 anni, quindi mi ritrovo anche in questo gruppo, insomma, dei ragazzi che si affacciano al mondo dell'allevamento. Che consigli ha lei da dare a noi, giovani allevatori o giovani braccofili, insomma? Ce ne sarebbero tantissimi, ma ne dico uno molto importante e molto valido. Se vuoi fare le cose come si deve per allevare dei bei cani, sani, eccetera, ci vogliono questi qua, i soldini, per fare le cose fatte bene. Allora, ti faccio un esempio. Quando io faccio una cucciolata, e la cagna è stata coperta, io comincio a nutrire la cagna con la bracca con il mangiare del Pappi, non è una reclama, uso l'ILS per i piccoli, con del latte apposta per i piccoli, prima che nascano i piccoli, in modo tale da dare, diciamo, all'organismo della mamma e ai piccolini quello che poi mangeranno in seguito. Capisci? Tutto questo costa. Se volessimo parlare di coppure per allevare diciamo una cucciolata, oggi puoi trovare dei cuccioli brachi italiani, magari figli di un cane di un cacciatore per un altro cacciatore, che fanno delle scelte, il mio cane è bravo, eccetera, c'è che prendo una femmina, poi tengo il maschietto o la femminuccia che nasce, eccetera. Non si fa così, non si fa così, in modo più assoluto. Ma ti faccio un esempio molto semplice: per come allevo io i cani nel mio allevamento e per come vengono curati da quando c'è stata fatta la monta a quando viene, diciamo, nascono i piccoli, vengono ceduti a 63 giorni, 65 giorni, quello che è. Una cucciolata con sei cani costa, se tu fai tutte le cose secondo le normative che prevede l'ENCI, i consigli che dà l'ENCI, eccetera, e seguire l'etica dell'allevatore, del buon allevatore che dà l'ENCI, costano 1.250 euro l'uno. 1.250 euro l'uno. Ora, se vai in giro a comprare dei cani e te li danno per 400 euro, sì, sono
si può, non gli fai niente, non gli fai le varie punture alla monta, la puntura 10 giorni prima per il parvovirus, eccetera, e non fai le visite ginecologiche che vanno fatte durante la gestazione della cagna, durante quando ci sono i cani nati per vedere come va la femmina e tutto il resto, e si può fare di tutto, attenzione, però se fai le cose come si deve, eccetera, i costi sono questi. Ho già discusso di questo argomento anche con altri allevatori, eccetera, ho anche pubblicato su Facebook una cosa del genere tempo fa, eccetera, specificando voce per voce cosa deve fare uno per avere una cucciolata come si deve. Considerando che le cucciolate si stanno facendo in canile, perché io ho l'esperienza di averla fatta in casa, e in casa mettiamoci anche la spesa dei rotoloni di Scottex, traversine, roba varia, che in allevamento diciamo non c'è, perché con la scopa e la pompa dell'acqua si risolve per la pulizia. Sì, tutto questo non vale solo per il bracco italiano, parliamoci chiaro, vale per qualsiasi razza, eccetera, pacifico. Poi invece trovi, almeno, io sono molto contento quando riesco a pareggiare i costi, eccetera, mi va bene, perché lo faccio per piacere. Se tu tieni conto invece che un Weimaraner viene venduto a almeno sopra i 2.000 euro, un cane lupo, un pastore tedesco, sul 3.000-3.500 euro, allora, lì c'è un utile, noi al bracco italiano no. Bracco italiano Sabi, società amatori, bracco italiano, amatori. Vuol dire il bene per la razza, il bene per il cane, non certo il bene, un utile, eccetera. Non ho mai visto un allevatore di bracco italiano andare in giro con una Ferrari, mai. Magari con un furgoncino sì, ma con la Ferrari mai. Me compreso, che non ho la Ferrari. Va bene, signor Mauro, allora iniziamo con i commenti, che ce ne sono arrivati un po'. Allora, sono arrivati un po' di buonasera da parte di Diego Marani, Enrico Saraullo, Sergio Michele Iannece, Maria Liliana Di Comite, Renato Bernardini, Gino Rubino, Fabrizio Bucci, Siu Par dall'Inghilterra, abbiamo detto prima, Roberta Pelagatti, Alessandro Poli. Qui è nata una discussione sul proprio Amaldi, Diego Marani di nuovo, Sergio De Bacco, Raffaele Bruzzese, Brigitte Devray, Stefano Savioli, Stefano Branca, che chiede quali sono le patologie a cui è esposto il bracco italiano. Bel problema, l'ho scritto nel mio libro, non voglio pubblicizzarlo nel modo più assoluto, però possiamo dirlo, ha scritto questo libro. Io ho scritto un libro recentemente, sia in italiano, adesso sta uscendo l'edizione anche in inglese, perché ho avuto parecchie richieste, dove non parlo dei bracchi di Barra Vanaga, parlo dei bracchi in genere, quali sono le problematiche di un cane, come bisogna allevare un cucciolo, come bisogna curare un cucciolo e un cane adulto, eccetera. Le patologie più grosse che stanno fortunatamente un po' scemando sono i piodermiti nelle pelli. Finita la Seconda Guerra Mondiale era un bel dramma, era un bel dramma serio. Però diciamo anche lì nella scelta degli accoppiamenti, vedi Marco, anche lì bisogna guardare queste cose. Riprendere il cane, guardargli in mezzo le zampe, eccetera, tutto il resto, eccetera. Magari chiedere se ci sono delle schede veterinarie. Io ho una scheda veterinaria per ogni cane, quando è stato curato, perché cosa, come ha fatto, eccetera. C'è tutta la storia medica del cane, come ne abbiamo noi esseri umani. E queste sono le patologie. La patologia più importante e più grossa è questa qui, dovuta è nel DNA. Io ormai ci metterei anche le patologie ossee, parlo di displasie, lussazioni di displasia, altro piccolo. Nella razza sì, ce n'è, non tantissima, però c'è ancora. E sappiamo tutti benissimo che tu puoi fare un accoppiamento con un cane, la femmina sana che ha fatto l'esame per la displasia, il maschio sano che ha fatto l'esame per la displasia, nasce qualche cucciolo con la displasia.
perché arriva da generazioni precedenti. No, perché anche un problema polifattoriale può essere dovuto al terreno su cui è nato il cucciolo, può essere dovuto all'alimentazione, può essere dovuto a tanti fattori. Di base c'è anche il fattore genetico, ma non è solo quello. Quindi, però le patologie ossee, soprattutto da accrescimento, ci sono e non sì, 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 chiaro. Chiaro, chiaro. Non è solo all'anca, quando... il gomito, e l'ossazione della rotula, cioè un po' di tutto. Ne parleremo con il dottor Gianluca Magni, che è l'ortopedico del mondo bracofito, se avremo un'intervista. Sicuramente fare una trasmissione, un'intervista su puramente medica sarebbe una buona idea, perché molta gente non conosce niente delle patologie che possono avere tutti i campi. No, ma le faremo. Comunque procedo con... Ah, se c'è altro si dica. L'altra cosa molto, molto importante, eccetera, è che purtroppo sta capitando abbastanza spesso. Nella mia vita ho avuto 3 casi, il rovesciamento dello stomaco. Allora, il rovesciamento dello stomaco non si sa ancora tutt'oggi a cosa sia dovuto, quali sono le cause scatenanti, eccetera. Ci sono solo dei suggerimenti da dare. Magari dividere il pasto in due volte, metà mattino, metà pomeriggio, far mangiare il cane non con la ciotola a terra, ma rialzata, in modo tale che ingerisca meno aria, eccetera. E vedere poi il cane, cioè dare il secondo pasto la sera, qualche ora prima che andiamo tutti a dormire, in modo da dare un'occhiata al cane e vedere se sta. Se no, se arriva di notte o roba del genere, il cane se ne va e fischi e fiaschi dappertutto. È un problema abbastanza serio, ripeto, io ho avuto 3 casi nella mia vita di allevatore, tutte e 3 mi sono capitati di notte in canile, ecco, che a casa miei mangiano alle 5:30 del pomeriggio, io ne ho 3 in casa. I cani anziani li porto a casa a morire, perché gli ultimi anni della loro vita preferiscono i passi, no? In tutta scioltezza, eccetera. Ho la fortuna di avere un buon giardino di 3.000 metri, per cui i cani si muovono, corrono, eccetera, interagiscono, e quindi preferisco portarmeli a casa quando sono vecchi, eccetera. A volte non riesco tutti, perché quando ne hai tanti vecchi in canile... non puoi riempire la casa dove vivi di cani, però eccetera. Quindi le cose più importanti sono queste. Quindi piodermite, rovesciamento dello stomaco, displasia, sono le cose a cui bisogna prestare molta, ma molta attenzione. Ok, vado avanti con i commenti. C'è Marcello Gabrieli che saluta, Nazareno Teti scrive un saluto affettuoso a tutti, Simona Murgia scrive buonasera signor Nerviani. Poi abbiamo Giuseppe Sessa, Nazareno Teti scrive, io sono sempre stato colpito da malvasia, il cane di cui abbiamo parlato prima. Sì, sì. Francesco Blasi scrive buonasera, Stefano Savioli scrive, non sono d'accordo che tutti i cani da prova siano bragati. Su questo se ne è parlato un po' col presidente Manganelli, se ne è parlato con gli altri allevatori, c'è chi dice che è così, chi dice che non è così. Io penso che ci sono cani che hanno più bisogno, magari cani che hanno meno bisogno, però la braga viene considerata una coercizione, ma è anche un aiuto per il cane più che una coercizione per dare scioltezza. I pensieri sul discorso della braga sono parecchi, eccetera. Io non credo, a parte che sono cambiati, diciamo, i regolamenti per le prove di lavoro, non credo che un cane da gara non venga mai bragato, nel modo più assoluto. Perché? È chiaro che tu devi bragare un cane per fare delle gare, quando capisci e vedi che è già portato naturalmente con il suo DNA nel poter trottare. Allora, questo lo aiuta a fare dei periodi più lunghi e più risparmiare energie durante il percorso che deve fare sulla prova. E mi diceva
il bravo Luigino Bottani fa, sai Mauro, mi diceva, anche un maiale puoi farlo trottare e mettergli la braga, però resta un maiale, eccetera. È chiaro che se tu prendi anche un pointer lo puoi fare trottare con la braga, ma non è una cosa logica. Però migliorare il trotto naturale che un braco italiano ha, la braga può essere d'aiuto. Quando non c'era la braga, non era ancora stata inventata, per far trottare a lungo il braco italiano si faceva molto, in una maniera molto semplice. Si prendeva il braco al guinzaglio e si andava con la bicicletta, con una velocità tale che il cane avesse la possibilità di trottare e non di galoppare. Si faceva così, eccetera. Ma già lo si preparava anche per i cani da gara in questo modo, per allungargli i tempi di trotto. Questo è quello che succede normalmente. Ok. Allora, poi saluti da parte di Antonio Vecchione, Sara Realini Carobbio. E qui c'è un'altra domanda, mi chiedono di porle la domanda se predilige il bracco pesante o leggero per la caccia e per le prove, cioè meglio il cane pesante o meglio il cane leggero per la caccia e le prove? Allora, possiamo distinguere due cose, parliamo di caccia, perché ripeto, io allevo bracchi italiani per la caccia, poi mi è capitato di avere dei cani che per fare prove di lavoro. È chiaro che dipende dalla locazione dove uno esercita la caccia. Se uno va in montagna a caccia, normalmente va a forcelli, eccetera, se il cane è leggero, ha meno peso da portarsi in giro, per cui ha una durata e una, diciamo, una resistenza migliore di un cane pesante. Io personalmente amo il cane pesante, perché? A parte che vivo in pianura, eccetera, per cui la caccia l'ho sempre fatta in pianura, eccetera, ma è molto più vicino alla razza tavica che abbiamo avuto sul bracco italiano, che erano dei cani abbastanza massicci, eccetera. E non è detto che il cane pesante sia meno diciamo performante di un cane leggero. Ecco, c'è una differenza, è chiaro. Se tu vai a caccia in risaia, anche il cane pesante funziona bene, non c'è problema. Se tu vai in montagna è meglio il cane leggero. Con Lucio Marzano discutevamo spesso qual è il cane migliore, la razza migliore per la caccia alle coturne in montagna. Alla fin fine dobbiamo dire che era il setter è agile, il setter è leggero, il setter è performante per la montagna, eccetera. Non vado a togliere il braco italiano, assolutamente, attenzione, però hai più possibilità di arrivare all'incontro con un set che con un braco, perché è più agile. Tutto qua. Ok. Allora vado avanti con i commenti. C'è Ballerini Giuseppe, dice buonasera, Aldo Salvione, Stefano Branca ringrazia per la risposta. Renato Bernardini che chiede come si fa a vedere la displasia, ma le faremo rispondere dai veterinari a quel punto. Raffaele Bruzzese che scrive, in allevamento il fattore finanziario è importante ma non determinante. Io penso che i giovani allevatori dovrebbero fare tanta esperienza cercando di capire ed apprendere il valore del bracco. Con tanta umiltà non bastano poche cucciolate per potersi ritenere allevatore. Se vuole contrabbattere, se no vado avanti. Sono punti di vista. Ok. Stefano Balsini dice buonasera e poi Aldo Salvione scrive Malvasia, grande femmina e grande progenie nella linea di sangue, anche se questa linea è stata più volte bistrattata. Ma no, non direi, perché i Villa Carla hanno avuto dei grossi risultati, La Malvasia arriva da Villa Carla, eccetera, anche se era di mia proprietà. È il primo cane da gara che ho avuto, eccetera. La chiamavano la principessa ballerina, perché quando il trotto di quella cagna lì era una cosa favolosa. Ho ancora una figlia sua in canile che ha ormai quasi 14 anni e mi ha preso dalla mamma il trotto. È una cosa bellissima ancora adesso da vederla, pur avendo 14 anni.
No, ma il Baviera era uno spettacolo vederlo andare. Però ripetevi, la Carla hanno avuto tantissimi campioni, molti campioni. Io mi ricordo un cane di Lucio, se posso raccontare un aneddoto, una storia successa a Lucio Marzano, il famoso Eolo di Monte Tricorno che lui aveva. A caccia sua Canossa mi è stata raccontata questa storia, però è significativa per l'intelligenza del bracco. Cacciando in uno di questi calanchi, il cane scompare, va via due calanchi dopo. Non lo vede più, eccetera. Non lo chiama. Attenzione, non abbiamo mai usato il fischietto con i cani, né a caccia né in prova, noi, io e Lucio. Scelte. E non lo trova. Colpo di telefono che arriva, un amico dall'altra parte, dopo due calanchi, dice: guarda che c'è l'Eolo che è inferma. E ho capito, ma io come faccio se è inferma andarlo a servire facendo due calanchi, eccetera. Come Lucio aveva 60 anni, non era più un ragazzino, 55, 60, 60 anni penso. Vabbè, sto cane rompe la ferma, ritorna indietro i calanchi, si va verso il Lucio, si mette ad abbaiare, come dice: seguimi. Il Lucio lo segue, fa i due calanchi col cane davanti, il cane arriva allo stesso punto, si mette in ferma su delle starne, partono le starne, le abbaiate. Ma per dirti la mentalità che ha questa razza, sono delle cose molto particolari, per quello che io le amo. Certo, no, sono belle esperienze comunque, le esperienze di campo. Nulla, quindi io vado avanti con i commenti. C'è Raffaele Giulio Bruzzese che concorda la sua giusta analisi sulla braga. E poi abbiamo Mico Arnesano che saluta, dice: buonasera Marco e buonasera al signor Mauro Nerviani, ben ritrovati a tutti gli amici braccofili. Renato Bernardini che scrive, ha appena scritto: quando un bracco maschio è maturo per la caccia, un anno, due anni o di più? Il mio pensiero è, il mio parere è tre anni il bracco matura. Puoi trovare delle eccezioni, ti faccio ad esempio la Delchi che avevo io, a 9 mesi andavo a caccia, fermava e riportava, ma è un caso particolare, eccetera. Normalmente è un cane un po' più lungo per avere dei risultati, diciamo, eccezionali per la caccia, ma entro il terzo anno il cane viene fuori senza problemi. Bisogna sempre, come l'ho detto all'inizio, portarlo a caccia, perché se non lo porti a caccia non gli fai vedere la selvaggina, eccetera. Serve poco. Io vado per esempio tutti gli anni in Croazia ad allenare sugli starni, sulle starne, è la palestra del braco italiano, la starna. È un animale insostituibile perché possa crescere e diventare venatico nel modo più corretto possibile, più giusto possibile. Quindi o il cane vede la selvaggina o se no, ragazzi, non viene fuori. Sì, bisogna fargli vedere più selvaggina possibile, soprattutto a quell'età lì. Sì. Comunque a 2 anni a livello anatomico il cane si completa, sicuramente le prestazioni di un cane di 2 anni non sono quelle di un cane incompleto. Quindi sicuramente sì, io direi dopo i 3 vanno benissimo, dopo i 3 anni. Tra l'altro me lo consiglio anche Manfroni questa cosa. Comunque, c'è Aldo Salvione che ribatte, dice: ricordati delle discussioni su pomellato, io ho ancora progenie e ne sono contentissimo e tu lo sai. E i figli fanno molto piacere ai cacciatori, forse in video anche i giudici lontani. E questo Come dovrebbe essere... Dica. scusa? No, dico, questo dovrebbe essere l'ultimo commento che Ah, arriva. ok. Va bene. Va bene. Ok, signor Nerviani, io la saluto, la ringrazio di essere stato disponibile per noi e per tutti i telespettatori, diciamo, questa sera. La ringrazio veramente tantissimo.
Spero di rivedervi nei prossimi raduni e esposizioni, in modo tale da ritrovarci di persona. Nulla, attendiamo il suo libro quindi per Non ti è ancora arrivato, no. leggerlo. E no, no, perché ho detto c'era il fine settimana, io penso che arriverà tra domani, dopodomani. Va bene, va bene. Va Grazie, bene, grazie a tutti la ringrazio. quelli che mi hanno ascoltato, è stata una chiacchierata piacevole. Abbiamo parlato di tanti argomenti del braco italiano, ripeto che a mio parere è il più bel cane del gruppo 7, non c'è niente da fare, eccetera. Quando va e quando funziona, tutti gli altri non esistono. Viva il braco italiano e viva i braccofoni. Buonasera a tutti. Buonasera, grazie signor Nerviani, la saluto. Allora, signori, buonasera a tutti di nuovo. Io sto per concludere, vi rinnovo solo l'appuntamento a giovedì. Abbiamo il dottor Santolaro dell'allevamento della Croccia, quindi passiamo dalla provincia di Novara, che era l'ospite di questa sera, a Reggio Calabria di giovedì. Cerchiamo di passare da nord a sud per far contenti un po' tutti, insomma, amalgamare anche le esperienze, mischiarle tra loro e vedere le differenze che abbiamo tra gli allevatori del nord e gli allevatori del sud, i problemi climatici anche che influiscono nelle selezioni, nella vita quotidiana del bracco italiano. Va bene, allora io vi auguro buona serata e buonanotte. Ci vediamo giovedì. Ciao ciao!